Ciao a tutti amici di Player Inside, benvenuti. Vediamo se diciamo la stessa cosa contemporaneamente. Bene ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Mario Kart, cioè la nostra sfida in cui parliamo di cose, di argomenti. Ed essendo intenti a giocare, diciamo intenti. anche cagate. Soprattutto considerando che la pista arcobaleno è maledetta. E soprattutto tra una cosa e l'altra, cazzo. Non ero caduto. No, ma Dio. Tra una cosa e l'altra scatta il bestemmione mentre stiamo parlando tranquillamente. Allora, sì, esatto. Vi racconto. Porco! Allora, io sono guardate quella il mio ombrellino, guardate il mio ombrellino. Io sono quella rosa e Raiden è quello nero. Raiden è quello nero in tutti i sensi. Ah. Comunque, ragazzi, di cosa parliamo oggi? Di videogiochi, ovviamente. E se secondo voi i videogiochi andrebbero vietati? La vogliamo spiegare bene per no. Una cosa? Cioè, nel senso, i videogiochi violenti spesso sono stati porca miseria. Immaginate solo di ascoltare questo video. Tanti di voi lo fanno, cazzo! E quindi immaginate come deve sembrare solo audio questo video. No, praticamente spesso i videogiochi violenti vengono additati, sì. E quindi spesso si pensa che vadano vietati. Per esempio, considerate che il PEGI, esatto, vi suggerisce. No, ho sbagliato. Allora, noi diciamo parliamo di questa cosa del PEGI. Ne abbiamo sempre parlato, ragazzi, perché siamo più grandicelli di voi. Ma ne abbiamo sempre parlato. Secondo voi il PEGI o PEGI, Dio, mamma mia, dovrebbe essere vietato? Immaginate solo di ascoltare questa cosa, è fantastico. Esatto. Dovrebbe essere, scusate, il PEGI dovrebbe essere vietato. Dovrebbe essere legge. I videogiochi quindi violenti e vietati ai minori dovrebbero essere vietati per legge? Secondo noi assolutamente no, no. Ma nella maniera più assoluta. Cioè, a parte che se tu li vieti per legge vuol dire che stai ammettendo, esatto, che fanno male, insomma, esatto, che possano in qualche modo danneggiare qualcuno. Ragazzi, le sigarette hanno, non sono vietate per legge, eppure fanno malissimo. Eppure ci sono ancora, semplicemente ci sarebbe un divieto ai minori di 16 anni. Il PEGI non può costituire lo stesso divieto che c'è per le sigarette, ragazzi, è impensabile. Minchia la frenata. È un suggerimento che serve appunto, esatto, proprio per i genitori. Deve per capire il tipo di contenuti, esatto, che ha quel determinato videogioco. Esatto, se siete minorenni, in teoria i vostri genitori dovrebbero coprire le attività della vostra vita al 99%. È chiaro che non è possibile. Io mi metto anche nei panni dei genitori, perché io ho l'età sia da figlio che da genitore, giusto? Sì. Anche tu, più o meno. Porco! Ammettere che il PEGI debba essere legge sarebbe un po' come ammettere... Sarebbe un po' come ammettere l'inferiorità dei videogiochi rispetto agli altri medium, per i quali invece non è necessario che tali obblighi ci siano. Mm-hmm. Quindi perché per i videogiochi sì? Perché i videogiochi sono più per bambini? E chi l'ha detto? Dove c'è scritto? Ci sono tantissimi, tantissimi videogiochi che non sono assolutamente indicati ai bambini, sono indicati a noi di 30 anni, vero, di 20 anni, vero, da 18 anni, insomma, una sostanza. Quindi quel PEGI deve essere un'indicazione, come tale deve essere intesa. Altrimenti, signori, si va a finire. La differenza di quando diciamo le cose quando non stiamo giocando e quando invece stiamo giocando. Parliamo forbito, non, esatto, diciamo parolacce. Il PEGI quindi non può e no, non deve essere legge. È una stronzata che sia legge, perché altrimenti veramente saremo di nuovo Wario. Il criterio di stato assoluto. Per cui insomma tutto debba essere controllato. Invece no. Ora è chiaro che è una cosa che a noi non tange, però potrebbe tangere un futuro da genitori, giusto? Esatto. Cioè non è detto che noi possiamo stare sempre appresso ai nostri figli a vedere quello che si compra e che non si comprano. Se i figli per esempio cominciano a fumare, tanti genitori non lo sanno. Allo stesso modo non è che se un figlio si compra GTA la mamma deve saperlo per forza. Lo capiamo che sembra anzi una cosa quasi esagerata, se vogliamo. In teoria però dovrebbe essere così, e come tutte le cose che non si fanno in teoria, non si fa neanche questo, cioè i genitori non controllano quello che i figli giocano, oppure semplicemente controllano ma se ne fregano, ritengono che magari un GTA possa essere adatto a un ragazzo di 14 anni, e per certi versi potrebbe anche essere così. Ne abbiamo già parlato abbondantemente nelle news, ma ne abbiamo parlato anche nel 2012, per dire, 2013, 2014, è ricorrente come tema, e la cosa in realtà ci dispiace, anche se ci fa fare views, ci dispiace, perché in realtà non vorremmo dover continuare e ogni volta ritornare a parlare di Studio Aperto che parla male di videogiochi, quello che parla male di videogiochi, TG5 che spala merda sui videogiochi. Perché non vorrei... Si dà per scontato che i giochi siano per bambini, ecco. Questa è la cavolata. Quindi sostanzialmente che cosa? Questo discorso è ritornato in auge proprio in conseguenza del servizio di Studio Aperto, di cui abbiamo abbondantemente parlato
direi 4-5 domeniche fa, no? 4 domeniche fa, sì. E di cui quindi trovate la puntata delle news apposita in cui apriamo una parentesi su questo. Però è chiaro che poi si è sviluppata una nuova concezione del PEGI, che però in realtà la cosa non scalfisce minimamente chi se ne occupa, perché sostanzialmente deve essere legge oppure no. E quindi noi vi stiamo dicendo di no, perché non avrebbe senso come legge, ragazzi. Anche perché sarebbe veramente, questo ci ritorno a ripeterlo, un ammettere che il videogioco avrebbe bisogno di queste leggi, quindi di essere regolamentato, a differenza di quanto invece non si faccia con film e con libri, con altro che non sia lo stretto indispensabile, esatto, per vivere, cioè tutte quelle che sono le nostre passioni, quindi anche manga, anime, quindi letteratura, tutto quello che c'è di creativo. Ragazzi, e di cui possiamo fruire. Ma immaginate applicare una censura ad ogni cosa? Sarebbe. Cioè, poi al di là del PEGI, ecco, sì, cioè il discorso di vietare totalmente, cioè ci sono dei titoli, noi abbiamo fatto proprio una serie sul primo canale apposta, ci chiama, sì, come si chiama, i giochi proibiti nel giochi mondo, censurati, giochi censure, proibiti, ne abbiamo parlato tante, ne abbiamo parlato tantissime volte, che proprio sono vietati in certi paesi indipendentemente dalla vostra età, quindi proprio sono considerati molto pericolosi anche per gli adulti, va bene, va? Esatto, esatto, e questo è qualcosa che non riusciamo bene ad afferrare, perché innanzitutto non riusciamo a capire se effettivamente i videogiochi possano essere rischiosi dal punto di vista psicologico per alcuni soggetti un po' più sensibili, ma ammettiamo il caso che possa essere così. È vero, ci sono certi soggetti che possono, e questo è testimoniato, risultare dipendenti dai videogiochi. Questo è un altro discorso, la dipendenza dai videogiochi. Così come possono essere, vabbè, dipendenti dal cibo, che vuol così dire? Come c'è la dipendenza dal cibo, dal fumo, da tante altre cose. Ritorna sempre ricorrente il tema del fumo. Ragazzi, non fumate, io fumavo, non fumiamo più, non fumo più io. C'è gente che si è fatta influenzare da film, addirittura si pensa che il tentato omicidio a, se non sbaglio era Reagan, fosse stato ispirato dal film Taxi Driver, quindi tutt'altro che un videogioco. I videogiochi neanche esistevano all'epoca, cioè c'erano, sì, ma che c'era Pong, che c'era forse. Ma certo, perché si può emulare benissimo, ma perché? Perché? Per giunta in aria. Si può emulare benissimo anche un film cult. Anche un amico, che lancia una pietra a un cane innocente. Magari un ragazzino particolarmente influenzabile, amico, gli dice fallo, fallo, e lo fa, perché magari è influenzabile. Quindi il discorso di farsi influenzare è molto molto delicato, è applicabile in realtà ad un sacco di ambiti. E intanto, no! per cui ragazzi, perché vietarlo, perché rendere legge il PEGI soltanto nell'ambito videoludico? Attenzione, siamo pari! 39 a 39. Io questa cosa la immortalerei. Questo è uno dei circuiti che mi piace di più, però ovviamente se devo stare attento anche a quello che dico. Sì, allora, noi abbiamo espresso il nostro discorso, ovviamente vogliamo anche la vostra opinione nei commenti, certo, mentre noi, ecco, questo è il circuito che ti fa schifo. Questo circuito è maledetto. È, sì, difficile, è uno dei circuiti nuovi col DLC. Beh, nuovi, ormai sono passati 2 anni, però vabbè. Nel senso che l'hanno aggiunto con un DLC, okay, e sarà, penso, incluso in... È il circuito formaggioso. Esatto. Sì, il Mario Kart 8 Mario Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe, ragazzi, che ragazzi, appena uscirà Mario Kart 8 Deluxe, questa serie sarà sostituita da Mario Kart 8 Deluxe. Ma mi sembra... Sei stata molto esplicita nel tuo... cioè... voglio dire, didascalica nel tuo esprimere il fatto che sarà sostituito da Cristo. Cristo, il mio ombrellino è bellissimo. Perché ti sei preso quell'ombrellino? Posso io dentro mi sento donna. Comunque. No, ecco, ci, okay, sta arrivando il guscio blu. E io mi ammazzo prima. Così ti impari, maledetta. In effetti non mi è arrivato un guscio. Oh, meno male, meno male. Ti ho visto che praticamente è stata condemnata. No, no, non si vede una minchiazza. Non vedo un cane. Non si vede una minchiazza. Il catenaccio non vedevo io pure. E infatti l'ho visto quando mi è sbattuto nell'occhio, praticamente. Maledetto Wario, devi morire. Vabbè, Wario deve morire indipendentemente da tutto. No, ma attenzione. Io amo Wario. È il secondo giro su 3. Quindi ragazzi, fateci sapere nei commenti come la pensate. Capiamo che per alcuni potrebbero non essere, no, molti potrebbero non essere d'accordo. Cioè, magari alcuni pensano che sia innanzitutto così facile creare una legge, e non è così. E soprattutto che creandolo come legge magari si farebbe meglio. No, si tenderebbe a fare di peggio, anche perché, ma sapete voi quanti genitori poi andrebbero al negozio a torturare Cristo, a torturare il povero commesso a torturare il povero commesso di turno, a dirgli: ma lei perché non ha dato il gioco a mio figlio che lo voleva, che gliel'ho dato io i soldi per comprarlo? Ma
sa, è un gioco vietato ai minori di 16 anni, ma lei si faccia i fatti suoi, figlio di puttana. Esatto. Quindi andrebbe così. Questo era anche un altro dei problemi che avanzava il nostro Luca Wright. Quinta in questo circuito che io odio e faccio sempre schifo. Attenzione, ok, ho vinto. Quindi per solo due punti, ragazzi. Però ragazzi, vinco sempre anche quando gioco male. Questa è una cosa che mi... anche perché è messo a difficoltà difficile. Punti. 150 cc, non capisco più dove dobbiamo andare. Per solo due punti. Noi vi ringraziamo perché abbiamo visto che questa serie, tutto sommato, esatto, vi sta piacendo. Però la coppola te la devi... la coppola me la becco io. Vi sta piacendo perché nel frattempo che giochiamo a Mario Kart, di cui non ve ne frega una minchia, almeno parliamo così. Chi entra soltanto per l'argomento, comunque ha il suo argomento. Chi entra per Mario Kart, quindi dice: state zitti, voglio vedere Mario Kart. Mette muto e vede Mario Kart. E gli effetti li fa da soli. Esatto, e noi ringraziamo, ci vediamo alla prossima.